করে ওই কাঁদিছে সকলে শোনো শোনো পিতা, কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা, কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা, কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সবাই ভাবনা, যা কিছু পায় হারায় যায় নামানে সান্ত্বনা, যা কিছু পায় হারায় যায় নামানে সান্ত্বনা, যা কিছু পায় হারায় যায় নামানে সান্ত্বনা। আসে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে, মরীচিকা ধরিতে চায় মরুকান্তরে। Okay, salve a tutti, a chi vi sta ascoltando, a chi vi conosce, a chi non si è dimenticato di me. Sono Emilio, sono qui a Butara. È mezzogiorno di una bellissima giornata di sole, calda, con delle nuvole meravigliose che volano sul cielo, nuvole che promettono acqua per i campi di riso. Ho avuto la fortuna di avere con me due amiche dal Veneto, Treviso, e hanno passato un mese con me, è un dono del Signore, avere qualcuno con cui condividere, senza far niente, solo condividere tra i tuoi bambini e con le bambine, gioire della gioia di cui ho avuto anch'io tante volte tanti anni. Ho saluto tutti voi, non mi faccio mai sentire, però la vita va avanti, sono ancora in piedi. Siamo impegnati in mille cose, seguire i ragazzi innanzitutto, i ragazzi che voi sostenete a distanza, perché possano crescere un'educazione che sia adeguata ai loro bisogni, l'accoglienza degli ammalati. Ieri era sabato, avevo una fila che non finiva più di ammalati, gente che voglia di andare all'ospedale, non ha i mezzi, saperli accogliere, saperli indirizzare, mandare agli ospedali dove altre suore se ne prenderanno cura, essere presenti, sostenere anche finanziariamente perché possano tornare a casa, bambini, molte mamme, che papà, qualche vecchio. Poi anche il sostegno dei villaggi, è stata una storia delle piogge un po' particolare, le piogge sono venute un po' in ritardo, e se la pioggia è in ritardo anche il raccolto sarà un po' scarso, quindi prevedere già, guardare avanti e sapere che già l'anno prossimo dopo Natale, quando il riso invece che essere 10 sacchi per famiglia saranno 5 sacchi, essere presente per i vari bisogni che verranno a bussare alla porta. Poi tanti amici, abbiamo celebrato la festa, la grande festa dei musulmani, è confortevole, bello vedere tanti amici musulmani che si ricordano di una parola che hanno ascoltato dalla missione, un aiuto, un gesto di solidarietà, venire a ringraziare, fare un gesto di condivisione, la gioia della loro festa condivisa con noi, questo è bello, fa sperare del futuro. Grazie, saluto a tutti, non mi dilungo più di tanto. Abbiamo preparato una torta ogni anno, c'è qualche amico che mi regala del cacao dall'Italia per queste famose torte, e la torta pesa almeno 40 kg, dobbiamo mangiare in 400, quindi sai,
anche se usiamo il metodo della Bibbia, del Vangelo, farli sedere 5 per volta con un piatto, per cui 40 kg sono abbastanza appena appena. È un segno di comunione con voi, con la cioccolata famosa che si mangiava alla festa dell'oratorio, che è sempre rimasta dentro, nel cuore, come gesto, come segno di festa, di gioia, come segno di quell'oratorio che abbiamo, dove siamo vissuti, cresciuti, e dove siamo partiti per andare in missione. Il gusto di riproporla anche ai nostri bambini, a gustare, a seduti insieme. Dovrebbe essere un po' più una... invitare anche voi a goderlo. Non è buono come... noi mettiamo molto acqua soprattutto, perché manca il cacao è un chilo per 400, non è che sia poi tanto, però zucchero anche, qualche uvetta, tanti biscotti secchi e tanta buona volontà e sudore che gocciola giù col caldo che fa. Quindi invito anche voi, non solo per la torta, che questo dossier è veramente su di comunione. Deve essere con voi in tutti questi anni, questo lungo cammino che abbiamo fatto e che continua ancora. Poterci dare la mano, sostenere il vostro contributo e la nostra gioia che sia anche vostra. Possa dare un tocco di serenità, di semplicità alle vostre case. Grazie, vero coro. Ciao amici, un abbraccio. E chissà che qualcuno di voi possa venire a trovare qui a Buttara, il paese che era degli spiriti.